Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono qui con l'assessore Alessia Tremolada, assessore alla cultura del nostro comune, del comune di Lissone, e con Stefano Maiocchi, che è un lavoratore della cooperativa Controluce. E sono qui perché oggi presentiamo quello che sarà un evento importante per la nostra città, che è il Cinema Sotto le Stelle. Un evento che è cominciato l'anno scorso, una rassegna cominciata l'anno scorso e che quest'anno diventa ancora più grande, più lunga, perché usciti da questo periodo di pandemia, di lockdown, abbiamo voglia di uscire di casa anche per fare un po' della cultura insieme, per stare insieme e per vedere anche delle proposte belle e interessanti. Allora, Cinema Sotto le Stelle, la location è quella dell'anno scorso, il cortile della scuola Bonarroti in via dei Platani. Otto proiezioni che la città di Lissone non costeranno, che ai cittadini di Lissone non costeranno niente, perché sarà il comune a versare il vostro biglietto. È come se l'amministrazione comunale in questo periodo di ripresa vi regala il ticket per andare al cinema, prendetela così come un dono, che poi siete sempre voi cittadini a pagarlo attraverso le vostre tasse, i vostri contributi al comune. Comunque andate in via dei Platani, gli 8 martedì, poi l'assessore Tremolada e Stefano vi racconteranno bene il programma. Io ci tengo a dirvi che noi siamo qui nella sala giunta, a distanza di 1 metro abbiamo tolto le mascherine adesso. Però voi dovete venire con la vostra mascherina e dovete mantenere il distanziamento interpersonale. Troverete le sedie disposte secondo le regole dei decreti della Presidenza del Consiglio e le ordinanze regionali che ancora ci impongono, sicuramente per tutto luglio e poi probabilmente anche nel mese di agosto, e che noi manterremo. Questo non prevaricherà niente rispetto alla visione del film, perché lo schermo sarà ben grande, potete benissimo vedere tutto bene, però dobbiamo agire con tutti i nostri eventi rispettando quella che è la sicurezza, perché questa è prioritaria. E siccome la sicurezza sta al primo posto per fare tutto, quest'anno dovete anche prenotare il vostro accesso alla visione del film. Troverete la prenotazione sul sito della cooperativa Controluce, è obbligatoria, però per cui entro le ore 18 di ogni martedì, lo troverete l'indirizzo esatto sul sito del Comune di Lissone in home page, troverete appunto Cinema Sotto le Stelle 2020, lì cliccate sul link della cooperativa Controluce e potete prenotarvi. Però abbiamo pensato anche a chi non ha il computer, a chi non ha la possibilità di prenotarsi, riserveremo 30 posti ogni martedì per le persone che arriveranno senza prenotazione. Certo che dovranno arrivare prima e potranno accomodarsi nei posti riservati. Nella prenotazione verrà indicata il numero della fila e verrà indicata la sedia che dovrete occupare, ma tutto questo si occuperà la cooperativa che gestisce la nostra rassegna. Io penso di aver detto tutto, lascio la parola all'assessore Tremolada, prima a te Alessia, Sì. perché così puoi anche raccontare la tipologia di film che sono veramente bellissimi, l'ho già visti in anteprima. Io magari ti rubo la stampa così non sbaglio niente. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Importante questo momento perché è il primo evento culturale di quest'estate 2020 a Lissone, quindi è il primo momento di socializzazione, di ripresa un po' dopo questo lockdown. Ha detto tutto il sindaco, io dico solo due cose sulla programmazione. L'ottica con cui sono stati scelti i film che ci ha proposto la cooperativa Controluce è questa, di cercare di abbracciare un po' tutte le categorie di persone. Ci sono due film di animazione, quindi per i bambini, perché magari per chi non potrà andare via può essere una serata di svago portare i bimbi a vedere un film a cartoni animati che sono sempre una passione, no? Per i bambini. C'è un'attenzione anche agli adolescenti perché abbiamo due titoli che sono Piccole Donne, che è un grande classico che piace anche agli adulti, però che comunque abbraccia la fascia delle ragazze dai 11-12 anni in su, no? E Mio fratello rincorre i dinosauri, che sono due titoli che sono vicini alla programmazione dedicata agli adolescenti e ai ragazzi. E poi ci sono gli altri quattro titoli, che sono quattro titoli dedicati un po' a tutte le età, in particolare alcuni alle fasce più diciamo,
diciamo degli adulti e dei, degli appassionati di cinema. Noi partiremo il 7 luglio, martedì prossimo, con Cena con Delitto, che è un film di grande rilievo internazionale, e invece il 21 avremo Parasite, che è il film che ha vinto l'Oscar quest'anno, quindi diciamo un film abbastanza impegnativo, tra l'altro è vietato ai minori di 14 anni, ed è un film che dà lo specchio della qualità anche dei titoli offerti in questa nostra rassegna. Quindi Cena con Delitto il 7, poi ci intervalleremo con Piccole Donne, che è dedicato più alla fascia adolescenziale, Parasite il 21 di luglio e il 28 Mio fratello rincorre i dinosauri, così da coprire per due titoli la fascia adulta e per due titoli di adolescenti. Poi ad agosto, il 4 e il 18, avremo i due film di animazione e il 25 Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, quindi un altro film di rilievo e di spessore, e chiuderemo la rassegna il 1 di settembre con un film un po' più divertente, un po' più leggero, una commedia italiana, Aldo, Giovanni e Giacomo, sempre che vanno sempre bene, diciamo, sì. Perché sono sempre sulla cresta dell'onda, hanno sempre successo e hanno sempre delle modalità ironiche ma anche abbastanza approfondite di vedere gli aspetti della nostra società. In questo caso Odio l'estate ed è divertente ma anche fa riflettere come sempre. Questa è la programmazione, io spero che troverete in questi 8 titoli qualcosa che vi piacerà. Sicuramente la scelta è varia e quindi immagino che possiamo raggiungere un po' tutti. Grazie. Niente. Stefano? Grazie mille. Controluce. Vabbè, assessore, lei è ovviamente optata per spiegare la programmazione anche in futuro, visto che è stata molto più brava di quanto potessi fare io. Niente, cosa aggiungere? Che siamo molto felici di continuare la collaborazione con il Comune di Vissone, che è iniziata l'anno scorso, e ci siamo trovati molto bene, ovviamente lavorando sul territorio, e abbiamo trovato un comune molto attento alla proposta del cinema e a fornire degli stimoli culturali alla cittadinanza che troviamo fondamentali. Il nostro lavoro, ma lo facciamo perché ci crediamo ovviamente. Vabbè, io sulla programmazione non aggiungo nulla, posso solo dire che questo è un anno particolare, che è una stagione molto particolare per tutti ovviamente, ma anche nel nostro caso veniamo da mesi di chiusura. Noi siamo stati i primi a chiudere il 23 febbraio per l'esattezza, e abbiamo riaperto tra virgolette il 15 giugno, quando c'è stato l'autorizzazione a riprendere gli spettacoli, quindi abbiamo dovuto organizzare tutto, anche l'estate, soprattutto l'estate, in poco tempo, in due settimane. Cioè il lavoro che noi facevamo in un mese e mezzo l'abbiamo dovuto fare in due settimane, quindi magari chiediamo già subito venia se qualcosa non funzionerà alla perfezione. È una situazione che nessuno si aspettava, che è la prima volta che affrontiamo, quindi chiediamo un po' di collaborazione anche ovviamente agli spettatori e ai cittadini. Cercheremo di fare il nostro meglio per offrire una rassegna e delle serate che siano soddisfacenti e belle, insomma, per tutti. Mi raccomando, ecco, la prenotazione è una cosa che ha già ricordato il sindaco, che è molto importante perché facilita per noi poi la sistemazione di tutto il pubblico. La mascherina deve essere tenuta quando si arriva, la si potrà togliere una volta che si è seduti, almeno all'ordinanza ultima, sì. Regionale. Poi se le cose cambiano durante l'estate, la comunicheremo strada facendo. Quindi la mascherina si può togliere solamente quando si è seduti al posto. Quando ci si alza, per qualsiasi motivo, bisogna indossarla. La distanza, ovviamente, interpersonale, soprattutto in coda, perché poi i posti invece rispetteranno questa cosa. Ecco, facciamo in modo di non tornare indietro e di andare avanti, insomma. Bastano poche cose per poi uscire da questa cosa che abbiamo vissuto, che ci ha trovato tutti un po' impreparati.
Niente, ringrazio quindi ancora l'amministrazione comunale per la fiducia che ci ha accordato e ci vediamo a Cinema Sotto le Stelle a Rissone. Grazie mille.